leggerò delle lettere che mio nonno mandava dal fronte, il mio trisnonno mandava dal fronte a casa dei suoi parenti, che è dove vivo tuttora. È nato nel 1879 ed è morto, diciamo, intorno al, sì, 1918. E non si sa quando è morto, perché è stato catturato e l'avevano mandato a lavorare in una fattoria austriaca. E solo che, appunto, quando è morto, la mia famiglia non ha più ricevuto sue notizie, e quindi diciamo che non si sa neanche dove sia il cadavere tuttora. Corpo, vabbè, è un po'. Allora, questa è una delle prime lettere che ha mandato, dal fronte. Allora, 30/12/1917. Mie care, lungo lunghissimo è questo tempo. Aspetto sempre quel bel giorno che venga che venga una fine di questa guerra. Ma il pensiero mi pare inutile. Spero sempre, e da oggi e a domani, mentre il tempo passa e la pace non viene. Quando terminerà questa pena per tutti, speriamo presto, ma io non lo credo. Il nuovo anno che domani comincerà, il nuovo anno, il 1918. Auguri, baci e abbracci a tutti, il vostro caro Giuseppe. Questa invece è datata 8/1/1918. Mie carissime, questa settimana ho ricevuto una vostra cartolina che era circa 35 giorni che non ricevevo. E ne ero sicuro, ma il servizio postale è sempre in ritardo. So che non è colpa vostra. E vi dirò che quest'ultimo anno l'ho passato meglio dell'anno scorso. E baci e abbracci, il vostro caro Giuseppino. Diminutivi. Mie carissime, ieri ho ricevuto una vostra cartolina in data 28/12/1917. La quale ho con grande piacere letto. Godo nel sapere che in voi esiste sempre ottima salute, e come pure riassume che di me stesso. Cioè vuol dire che è reciproco, che anche lui stava bene. Ne godo al sapere anche che avete letto il telegramma che vi ho spedito l'8 dicembre. Saluti, baci e abbracci, il vostro Giuseppe. Allora, questa è una delle ultime lettere che ha mandato, invece, che è il 26/5/1918. Mie carissime, è da un bel pezzetto che non ricevo vostri scritti, ma sono tranquillo nel sapere che la vostra salute è sempre ottima. Non tollero ancora il ritardo del servizio postale. La vostra salute è sempre buona? Lo spero, io non ho nulla da dirvi. Baci e abbracci, il vostro caro Giuseppe.